Tutto bene, Kevin. Dicevo prima a un ragazzo che ho problemi di cuore, problemi di affanno. E sto cercando di capire se è ipocondria o se ha a che fare con il reale. E al momento sto cercando di gestirla con un po' di meditazione, diciamo, anche se ogni tanto ho dei momenti dove vado in mutismo selettivo e mi angoscio. Ciao Actal, come i 39, grazie mille King. Ciao Non è ipocondria Paolone, prevenzione. prima o poi potrò darti un bacino sulla pelata. 9, 19, 29. Grazie Actal. Grazie. Se mi sono la fronte alta, grazie, visionario. Adesso molto meglio, grazie, ragazzi. Mi vedo anch'io abbastanza bene. Ma più che altro, secondo me, starei ancora meglio con i capelli. Ma ne ho troppo pochi. Così sembro più curato. Poi con la barba così, un po' di rosso, forse leggermente più lunga. Forse una settimana è il top. Comunque ragazzi, ho un aggiornamento molto molto importante da farvi su Braum. E l'aggiornamento è che su Braum conviene maxare la W. Grazie Urgon. Allora. Allora, questo è un bel profilo. Buon Winrate, buon KDA. Tabi qua no, King. Sempre Swiftness, già che hanno 2 AP. Non mi piacciono i tabi. In realtà c'hanno anche tanto danno fisico, però. Fiora Split Push, Lee Sin magari non ti focussa. Lucian va bene. Frozen te la provo invece. È lo che te la provo. Cooldown Action. Aggressivo. Io preferisco l'item che quando stanni ti speeda e ti cura. Qua avevano una P, una P, una P. Qui poteva anche avere senza farsi l'Abyssal Mask. Hanno preso veramente Draven into Braum. Direi buon per me. Direi bene per me. Oh, di nuovo in squadra con Caps. Incredibile. Nonostante io sia master. Allora, sì, cioè abbiamo un pick che è molto forte. Maxo, credo più W. Che truffa di merda. Cioè, questa è proprio una truffa. Cioè, io col pandino, quello va in giro con la Lamborghini. Qua è un problema, però posso regolare. Bella Luca Pagheno. King! Non è grave, spero, credo.
Potrebbe esserlo, non avere nemmeno la Summer Spell, avere loro che pushano. Ah, la fretta è una cattiva consigliera. Beh, almeno abbiamo fatto 10 gold in più noi, anche se le ne ha perso un po'. Ok, comunque stiamo soffrendo, ma con dignità. Allora, saremmo forse levabili, vi dico la verità. E invece mi metteranno a fare il famosissimo cheat recall. Prendiamo la E, quello mi sa che era. Lei è il TP, quindi nulla di grave. Ok, allora. Vabbè, adesso questa se lo push verso di loro. Sì, ragazzi, credo di aver scoperto che maxare OPV è meglio di maxare E. Non ho ancora il flash. Questa mi sembra una hit. Sì, è una hit. Ci ganka probabilmente. Ovvio che sono un ward sbagliato, una ward di curiosità che non devo mettere. Lì è top, ok. Possiamo recollare, qua è 300 più 300. I tabby ci piacciono, hanno 3 AD, si potrebbero fare. Il Frozen com'è? Faccio il Frozen. Ma mi sa che Minion non le raggiungo più. Potevo rombare Minion forse? C'è Pyke che va a mid Non so se lo possiamo uccidere. Più che altro sapete, è stato un errore utilizzare l'E. Perché tanto se mi grabba muoio in ogni caso, e con la E aumento il range dell'hitbox. Più che altro forse è stato un errore proprio anche le mid, era forzata come giocata. Rek'Sai è messo molto bene. Non penso che muoia. Forse così muore. No, non muore. Noi comunque abbiamo un gran bel pick.
Bene, possiamo giocare per il Drake volendo. Nice. Figo. Si poteva in mille maniere diverse non perderlo. Siamo riusciti a dare a perderlo. Cioè richiedeva proprio skill. Avrei pure un more call in base. Ma direi di accontentarci. Feels bad, man. Ah, ma quella ha ultato, non avevo mica capito, è ultato. Adesso vinciamo, eh. Abbiamo pushato un'altra. L'unico problema è che ci dovrebbe essere Talia qua. Ah, ok, non c'è. Io mi giro, non sai mica come girarmi. Secondo me sì, mi conviene. Caps sta entrando, ma Caps è un periodo che non gioca benissimo. Comunque, rombiamo mid lane. Noi siamo messi bene. Il problema è che il Frozen non mi dispiace perché hanno, ripeto, molti AD, però hanno tantissimo danno magico. Però forse... Non mi è cambiato assolutamente nulla questa raid. Dovrebbe essere Pyke qua. Non credo di morire, ma non voglio giocare. Vayne non è derabile, mi auguro. Cioè, dovrebbero fare veramente in un istante il dive. Topside sta vincendo. Vai, mi faccio...
doppio V. No, mi sa che la doppio V adesso già è peggio lei, perché ho un sacco di armatura. Dipende molto secondo me da cosa stai buildando. Giocare mid lane. Potete tranquillamente volerci fare. Potrebbe esserci Talia da queste parti. Sono molto attento. Direi bene. Possiamo giocare per il Drake. Abbiamo number advantage. Userei la Q, ma incredibile che quelli prima ce l'abbiano scammato. È proprio una truffa. Questo mi auguro che non ce lo scammeranno. No, ma è impossibile che ce lo scambi. Mi dispiace per la mid che è andata male male. La mid è andata male male. Senti, io sono in pericolo di morte. Non so se farmi il Frozen è davvero così importante adesso, sai? Magic Resistance HP mi piacciono molto. Le scarpe non le trovo fondamentali. Muore? Sì. Di ulti di Pyke. Gio muore? Penso di sì. Oh, nice. Flash. Hanno delle vene che è messo malissimo. Andiamo per questo. Allora, ci dovrebbe essere anche Talia, infatti. Presa. Non si può giocare. È un game, è un game. È un game tosto, come tanti che gioco ogni giorno. E chi è questo pelotto? E sei tu? 22 mesi di fila insieme. Sei stato una delle poche costanti di questi mesi. Bella Madonna. Mi sono rotto il braccio. Quando ho fatto l'incidente, tu c'eri. Ci sei stato anche quando stavo male. C'eri quando mi sono lasciato. Porti una sfiga della Madonna, Baolone. Fatto ridere. Allora, ci abbiamo Toppe che è messo bene. Noi a breve avremo il Frozen. Che ci faccio io le scarpe. Non so nemmeno se chiudermele, vi dico la verità. Non mi sembra un acquisto importante per me. Farei la E perché hanno veramente tanto ranged DPS. Non siamo riusciti a prendere l'Eraldo, vabbè, ci accontentiamo dei soldi. Comunque sì, dopo questo io vado di Frozen Hearth. Sono in pericolo? No. Comunque è davvero molto utile il matchup round contro Pyke. Avere il Frozen in base. Il fatto è che non è manco così forte, considerato che... Ok.
No, e Draven non lo facciamo giocare all'LOL, veramente. Questo potrebbe cadere una torre fondamentale, direi. Quello muore. Mi muore, non credo. No! Stavo menando un fake, mi sa. Ah. C'è il drago fra 40 secondi. Allora, vorrei un attimo capire. Perché, ripeto, il Frozen non mi piace. Però ho buildato questa roba qua. C'erano 3 AD. Io venderei addirittura questa roba qui. Cambio tutto. Mi rascio questo. Questa è una scelta coraggiosa la mia. E facciamo questo, sì, perché i due AP. Allora, i loro due AP sono fidatissimi. Il suo AD, il Frozen, buono, ma non buonissimo. Preferisco chiudermi prima il Locket. Cioè, adesso il Locket, se facciamo Locket Exo su Nico, praticamente lei non leverà danno. Con la ultimate. Non è facile, ma è fattibile. È una priorità mid lane. Riusciamo a difendere quella roba là? Sembra che vogliono grappare il Drake. Questa è una bella ward. Deve essere attenta Vayne, quel minion sembra pericoloso. Ok. Ok. Quanto è tankato di Locket? Zero. Buono. C'era ancora più voce. Mi faccio cooldown reduction. Domanda veramente a 1 milione di dollari. Cooldown reduction boots e poi mi faccio il Frozen. Cioè, schifo non fa. Comunque, con 3 AD, schifo non fa. Però forse era meglio il Nightso. Sì, era meglio il Nightso per Vayne. Sì. Vabbè, ci sta. Abbiamo sbagliato la build, ragazzi. Abbiamo buttato buoni 600 gold in build. Qua era Locket Nightso come build. Manda il Baron. C'è Draven in mid lane. Talia fa male, Nico fa male. Pyke è là. Non ce l'hanno il Baron. Non posso giocare. Vince. No, che miss che hai fatto.
Non sono sicuro che lo possiamo fare. Ok, vabbè. Abbiamo le scarpe. Allora, sì, andrò in Knightsville, ma comunque questo lo vendiamo il più tardi possibile. Perché, cioè, non è che è un item che dice, vabbè, lo buttiamo. Abbiamo da exhaustare assolutamente Nico. Nico è il loro carry nei teamfight. Exhaust lock su Nico vince sempre. Cioè, vince sempre. Rende molto più probabile la vittoria di un teamfight. Io non so se posso giocare, pensi sì? Che sono di solito le tipiche morte alla Paul Cannon. Non è male, mi sa. Poi mi curo, ma mi curo. Ho la ulti. Godo come un riccio. Ragazzi, abbiamo ritrovato la confidenza, eh? La fiducia in noi stessi, la cosa più importante di tutto. Abbiamo un recall bellissimo. Ah, questa cosa mi sa che è cringe. Vendere un item. No. Mi tengo questo e poi facciamo un item. Ci avremmo buttato circa 600 gol per sta roba qua. Forse di meno, 550. Non è bello. Cioè, avrei probabilmente già chiuso il Nights senza questo errore. Però non è nemmeno gravissimo. Povero Draven, ragazzi, davvero difficoltà a giocare questa partita. Super riassunto. Ho fatto l'Emerald. Sono abbonato da 60 mesi e i video di YouTube nuovi sono molto belli. Ma grazie, King. Vai. Bel game, ragazzi. Bella zio Clavicola, grazie mille per 5 anni, 5 anni. Auguri, come stai? Ben Benvenuto King. arrivati, ben arrivati a tutti, boys. Onoriamo Vayne, credo. King. Come hai potenziato la Q prima? Ho potenziato la W prima, la Q per ultimo ho potenziato. E la Q non è un'abilità che mi piace maxare, anche perché praticamente è un'abilità da poke e non è che voglio pokare con Braum a livello 1, a livello 2, a livello 3.
Non mi interessa arrastare nemici. Mi interessa semplicemente tankare il più possibile. Cioè, la Q ti fa fare danno, è vero, ma non è un campione con cui voglio fare danno, Braum. Se non muoio i miei compagni, vinco il game.